Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Oggi ci ritroviamo su Genshin Impact perché vorrei discutere con voi di alcune cosette. E quindi, Genshin Impact è così semplice come lo vediamo? La risposta ovviamente no. Assolutamente no. Genshin Impact è molto più complesso di quello che vogliamo credere. Ci sono decine di aspetti ampiamente sottovalutati che, ahimè, possono indurre i giocatori a sbagliarne valutazioni ed influire sul tasso di apprezzamento che più o meno è sempre aiutato da un sano gusto personale. Oggi sono qui non solo per farvi vedere questo gioco con occhi diversi, ma per farvi notare come ancora sia stato analizzato poco, ma soprattutto superficialmente, da chi ancora magari non ha capito l'essenza di questo titolo nella sua forma più complessa. Me compreso, eh? Cominciamo parlando dello stile, più nel dettaglio. Come ci è stato presentato questo gioco? Genshin Impact è il primo e vero gioco MMORPG che segue meccaniche di stile gacha. Una cosa che per me non era praticamente mai successa, ovvero l'unire la possibilità di esplorare, giocare insieme agli amici ed affrontare dungeons ed eventi in contemporanea addirittura su multipiattaforma, unita ad una variante gacha che su un gioco improntato in questo stile, devo ammettere, mi ha spaventato un po' inizialmente. Però, man mano che potevo giocare e provare in prima persona il combat system, la capacità di crescere e di rendere i miei personaggi sempre più forti nonostante fossero dei 4 stelle, mi ha piacevolmente rallegrato. Essendo fondamentalmente un gacha, è ovvio che la rarità del personaggio e dell'equipaggiamento influisca sul prodotto finale. Ma è anche vero che non tutti hanno la stessa fortuna o la stessa capacità economica? Quindi è giusto sapersi adattare alla propria condizione e tirare fuori il meglio che si riesce a trovare. Oggi non sono qui a fare una valutazione pro e contro, quello che dovete o quello che non dovete fare, e via dicendo. Oggi sono qui per darvi gli strumenti per giudicare in modo autonomo un titolo come Genshin Impact. Dopo questa introduzione ed un preambolo degno dei migliori YouTubers, eccovi quali sono le mie chiavi di lettura per il titolo di Genshin Impact. La prima regola è non avere regole. Siate liberi di esplorare il gameplay e siate liberi di giocare. Non fissatevi troppo sulle build, sui personaggi buoni o sui personaggi scarsi, perché in realtà tutti possono fare tutto. Sì, avete sentito bene. Uno degli aspetti più divertenti di questo titolo è proprio questo, la capacità di poter far fare a tutti quello che volete. Ma Barbara non puoi usarla come DPS, eh? Dicevamo? Sì, tutti possono fare tutto. È ovvio che alcuni personaggi, in base al loro moveset, le skill, cooldown e burst, sono più indicati rispetto ad altri a ricoprire un ruolo diverso. Ma non fossilizzatevi e non incaponitevi di costruire un personaggio in un modo piuttosto che un altro. Ci sono davvero tantissimi fattori per valutare tutto ciò. Cercherò di essere il più sintetico possibile ed esporveli nel miglior modo possibile. 2. Innumerevoli set e combinazioni. Chi ha giocato già da un po' più di tempo avrà notato che i personaggi ed i loro artefatti sono davvero notevoli. Decine di combinazioni e decine di valutazioni da fare. Le classiche build in un gioco come questo perdono molto valore. Infatti bisogna rendersi conto di come e quando utilizzare un personaggio in un modo rispetto ad un altro. Quale set può sfruttare il lato support e quale quello DPS. Ricordiamoci che il gioco, principalmente, ci permette di tenere un solo personaggio in campo, mentre gli altri si alternano a rotazioni per un motivo o per un altro, simulando quello che dovrebbe essere un party completo nel multiplayer. Quindi, il più delle volte, un personaggio che noi possiamo considerare DPS potrebbe essere interpretato come supporto per un altro giocatore.
È importante quindi capire e valutare quale set sia migliore per il nostro stile di gioco e per i personaggi con i quali ci sentiamo più confidenti. 3. Stats e substats. Per chi come me ha già superato il rank 45 come avventuriero, avrà iniziato probabilmente il farming degli artefatti che più lo aggradano. Ogni set, in base ai pezzi equipaggiati, conferisce dei bonus fissi, ma non bisogna sottovalutare quelle che sono le statistiche secondarie, che in base alla vostra visione del personaggio potranno essere perfette o meno. Anche io, inizialmente, approcciandomi al gioco, mi sono chiuso mentalmente, cercando di costruire un personaggio in un modo rispetto ad un altro. Fin quando, anche parlandone coi ragazzi nel mio Discord, abbiamo potuto valutare e studiare letteralmente le diverse combinazioni che potevano caratterizzare un personaggio rispetto a un altro. Sul mio canale, infatti, da un po' di tempo non stanno neanche uscendo più i video sulle build, proprio perché le trovo standardizzate ad un gameplay che è stato stereotipato per quello che non è. Genshin Impact è davvero più complesso di quello che vediamo. Ci sono talmente tanti fattori e combinazioni possibili che ritorniamo al punto in cui tutti possono fare tutto. Inizialmente neanche io ci credevo più di tanto. Poi ho cominciato a giocare in modo diverso, in modo libero, senza schemi, cercando di incastrare i pezzi secondo il mio stile di gioco. Vi posso garantire che nulla è più come prima. Provare per credere. 4. Risonanze e composizione del team. Anche in questo caso le varianti sono davvero tante, in quanto potrete sfruttare risonanze tra personaggi in un team, risonanze elementali e feeling di gameplay. Anche in questo caso è una scelta puramente personale, ovviamente. Almeno in questo vi invito però a seguire uno schema che nel gioco è stato reso molto chiaro e poco dispersivo, ovvero le tabelle della risonanza dei team e degli elementi. Anche a questa, ovviamente, basta collegare bene almeno due elementi per giocare in totale spensieratezza. Se volete, vi lascio anche il link nelle mie schede di un video che realizzai già parecchio tempo fa. 5. Storia principale, resina, multiplayer. Come detto poc'anzi, questo è un gioco che presenta davvero mille sfaccettature. Non abbiate premura e non abbiate timore di sperimentare, proprio perché è esattamente questo quello che il gioco vi spinge a fare. Anche la storia principale ha davvero un bellissimo impatto e coinvolgimento. In un gioco simile potrebbe essere addirittura sottovalutata e resa meno affascinante, ma così non è. Vi allegherò, alla fine del video, il lavorone fatto da Seb, che spiega tutta la lore, in modo chiaro, semplice e immediato. Avrete inoltre modo di giocare per ore, anche senza l'utilizzo della resina. Il farming, che praticamente è il piatto principale di questo gacha, qui è reso in modo estremamente divertente. Boss e mostri che continuano a respawnare in diversi punti della mappa, costringendoti anche ad esplorare. Se consideriamo che ancora abbiamo a disposizione soltanto due regioni, c'è da dire... Wow! Il multiplayer è l'aspetto che meno al momento ho avuto modo di apprezzare, probabilmente perché riesco a gestire buona parte dei contenuti in solo, ma sono sicuro che a lungo andare, oltre agli eventi, ci sarà da divertirsi. Per cui vi invito ad aggiungermi al mio UID, quando mi troverete online sui miei social. Questo è il mio pensiero maturato in questi primi mesi di Genshin Impact. Fatemi sapere la vostra opinione qui sotto se vi va e non dimenticate di lasciare un pollice in su per far vedere se il video vi è piaciuto. Detto ciò, vi auguro buon farming, buona fortuna per le vostre pull e come sempre ci becchiamo alla prossima!